l'acquisto della Vivino. No. Grazie per questa accoglienza, non mi aspettavo tutte queste telecamere, questi microfoni, grazie, grazie. Sei oggi, sei qui ad Avellino oggi per questo doppio impegno, stasera presenterai il ritorno del logo dell'US Avellino e poi le novità di Sky, da dove vuoi cominciare? Dici tu. Oh, beh, cominciamo da questa sera, sono orgoglioso ci sia stata questa opportunità di essere qui questa sera e sono anche un po' emozionato, non è una presentazione come le altre, mi è capitato sì di presentare altre squadre o di Serie A, di Serie B, però questo per voi è un giorno storico, quindi mi fa piacere esserci per poter dare il mio contributo a questa splendida serata. Spero che ci sia tantissima gente, ma non c'è bisogno che lanci dei messaggi io perché non valgono, e la gente verrà sicuramente. E poi sono felice che Sky possa coprire questo evento di questa sera, quindi avremo comunque dei collegamenti in diretta con Sky Sport 24, faremo vedere insomma a tutta Italia la vostra festa. E poi questa sera a calciomercato parleremo anche un po' con i giocatori, con l'allenatore, cercheremo di magari anticipare anche qualche altro nuovo acquisto, perché penso ce ne saranno altri. Le novità invece di Sky riguardo la Serie B quali sono? Beh, intanto che per la prima volta è in esclusiva, quindi chi vuole vedere le partite dell'Avellino le può vedere soltanto da noi. Poi ci sarà una copertura sicuramente straordinaria, una copertura da Champions, non da Serie B. Avremo studi con personaggi importanti, telecronache con i migliori telecronisti, con le migliori seconde voci, tutte le partite in alta definizione, quindi sarà veramente una B trattata come giusto che sia, perché è un campionato che merita la nostra massima considerazione, perché ci sono piazze straordinarie, perché ci sono migliaia di tifosi come qui che seguono questo campionato, quindi è giusto che Sky, poi tra l'altro sarà anche nel pacchetto calcio, quindi non bisognerà più pagare a parte per vederla, insomma tanti motivi perché la Serie B possa essere il nostro fiore all'occhiello. Anche se è prematuro, proviamo a fare un po' le carte al campionato, cioè il Cagliari sicuramente il pole position, subito dietro potrebbe esserci secondo te proprio l'Avellino insieme al Pescara, che l'anno scorso hanno sfiorato la promozione diretta in Serie A. Direi anche al Cesena, perché ha fatto per adesso, poi sai, i bilanci si fanno alla fine del mercato, no? Però aver preso Ragusa, Improta, Ciano, che voi conoscete bene, sono comunque giocatori di categoria, non hanno preso i nomi della Serie A per poter rivincere subito il campionato, hanno preso gente giusta del campionato. E secondo me l'Avellino, insomma, quando hai davanti Trotta, Tavano, Castaldo, quando comunque hai preso dietro Ligi, Rea, hai preso dei giovani molto forti, mi parlano bene del francese, quindi credo che l'Avellino, a parte già da un'ossatura importante, ha perso comunque dei protagonisti importanti, però è già ripartita subito con le idee chiare, quelle di poter essere secondo me la rivelazione del campionato. L'acquisto di Davano è stato un colpo importantissimo. Quali e quante altre sorprese dobbiamo aspettarci sul fronte mercato? Ma penso ancora un centrocampista, credo. Loro vorrebbero prendere Verre, ma non è facile, perché comunque Verre potrebbe anche rimanere a Udine ed essere il sostituto di Allan, quindi non sarà facile convincerlo ad accettare la categoria e l'Avellino. Però fino adesso già, insomma, essere riusciti a portare Tavano via da Empoli, un miglior marcatore nella storia dell'Empoli, 120 gol, credo sia un super colpo. E se posso raccontare un retroscena, credo che il colpo finale alla sua decisione sia arrivata proprio dalla festa di questa sera, quando con il suo procuratore la settimana scorsa a Milano eravamo a pranzo, stavamo parlando, ho detto: ma lo sa Ciccio che è pronta questa festa lunedì, logo Sky? E probabilmente in quel momento gli ha telefonato e gli ha dato quel colpo di grazia, non che sia stato determinante, però sentirsi così importante ed essere presentato in una serata come quella di questa sera probabilmente gli ha dato lo spunto finale per dire sì. A proposito di Tavano, cosa potrà dire e potrà dare l'Avellino? Sicuramente, come ha detto lei, è un bomber che si è presentato solo con il suo biglietto da visita con tanti gol. In un campionato così equilibrato Tavano potrebbe fare ancora la differenza. Non c'entra niente in questa categoria un giocatore come Tavano, cioè sono giocatori di Serie A, poi uno che ha giocato in Europa, insomma penso che anche proprio per il fascino che l'anno prossimo la Serie B avrà su Sky, avere Tavano, avere Storari, insomma sono secondo me i volti del campionato. Se dovessi pensare adesso proprio all'immagine del campionato di Serie B, chiudo gli occhi e dico quali sono i giocatori più importanti, sono sicuramente Tavano e Storari. Tessera è l'uomo giusto secondo te per il nuovo Avellino? Attilio è una persona intanto molto equilibrata, di grande buonsenso, è un allenatore molto preparato, molto maniacale, cura dei dettagli, uno staff che conosco bene perché
Questo mi lega ancora di più per la presentazione di questa sera. Mio padre, quando era a Venezia direttore generale, portò Attilio a fare allenatore della Primavera, quindi c'è proprio un legame molto stretto. Poi ci siamo conosciuti anche a Padova, quindi conosciamo benissimo come famiglia, diciamo, di Marzio, quelle che sono le sue qualità, e credo che avesse bisogno anche lui adesso di una grande occasione per tornare a far vedere quello che sa fare. Gianluca, negli ultimi anni la Serie B si è sempre detto un campionato che si sta livellando verso il basso, sta perdendo appeal. La sensazione invece è che sia esattamente il contrario, ovvero di una Serie B che assomiglia più a una sorta di A2. Ma che perda appeal no, perché quando vedi che vincono squadre come Carpi e Frosinone, che hanno speso meno della metà di Catania, Bologna, eccetera, eccetera, ti rendi conto invece di come sia il campionato, secondo me, della meritocrazia. Cioè chi sa spendere anche quei pochi soldi che ha, ma con chi sa far valere le idee, chi sa prendere i giocatori giusti, può vincere anche se non si chiama Cagliari o si chiama Bari. Quindi è forse l'unico campionato dove arriva di solito chi lo merita. Poi capita anche che nei playoff chi merita di passare non ci riesce per un palo, una traversa, però poi in fin dei conti chi invece ha vinto il campionato direttamente come Carpi e Frosinone l'hanno vinto meritatamente sul campo e non perché avessero il budget di altri club molto più importanti che invece hanno fallito in maniera clamorosa. Grazie.